Eccoci qua, amici e amiche del Titolo TV, benvenuti per un nuovo approfondimento musicale. Come vedete, Fabio nella sua location consona della radio di Radio Budrio. E un caro saluto, ciao Fabio e benvenuto in puntata. Ben ritrovati, come al solito dico agli amici di Titolo TV, del Titolo.it e di Radio Budrio. Noterai una piccola differenza questa volta, una location un po' più T'hanno grande. sfrattato? No, più che t'hanno sfrattato, t'hanno premiato, perché insomma qui sei nella sala più grande, no, della radio, prima o poi ce la farai vedere tutta, in ogni singolo ambiente. Diciamo che per dirvi che qui ne abbiamo anche di sale di registrazione, quindi ogni tanto cambiare fa anche bene. Oggi abbiamo bisogno di più spazio perché si balla. Tu pensa che sono in piedi e mi sto anche lamentando. Io che a Sanremo ho fatto 12 ore lì davanti all'Ariston, sala stampa, sempre in piedi. Sì, Qui lascia stare. e poi sappiamo com'è andata a finire, vabbè. No, io sai cosa? Sto avendo invidia perché vedo la location all'interno. Quando ho iniziato io in radio, tutte quelle spugnette lì non esistevano, oppure esistevano, ma non era alla portata del nostro direttore artistico, in quanto noi nelle pareti, caro buon Fabio, avevamo i cartocci d'uovo. Ah, sì, esatto. Che avevamo anche colorato per dare una parvenza alquanto un po' stilistica, insomma. Diciamo la vecchia scuola, ecco, più o meno, però si è poi partiti tutti da lì, quindi. Ah, beh, sì, siamo tutti così. Mentre oggi siamo arrivati da partire, per partire siamo partiti. Adesso siamo arrivati, dovremmo avere, se non sbaglio, annunciala tu perché ormai è da contratto, ce l'hai te. C'è la classifica, cominciamo proprio commentando la top 5 degli album e dei singoli. Allora, io direi di cominciare con la numero 1 degli album e continua questa tendenza degli artisti milanesi tra rap e trap. Il produttore lo conosciamo molto bene perché è quel Charlie Charles che ha prodotto Gali e Sfera, è quello che ha anche scritto Soldi insieme a Mahmood. E quindi è una sua produzione anche questo Arcomi, che io penso che si candida a essere forse l'altro nome importante perché si è affacciato al pop. Questo nuovo disco che si chiama Dove gli occhi non arrivano, ripeto, il rapper Arcomi, lo possiamo anche pronunciare, anche lui della scena milanese. Vede collaborazioni importanti perché quando fa un pezzo con te, ad esempio, Jovanotti, vuol dire che cominciamo ad entrare nel giro grosso. Non ci meravigliamo di Gali e di Sfera, che ovviamente fanno parte della stessa squadra, e anche di Elisa, che firma insieme a lui e canta insieme a lui il singolo che si chiama Blu. Quindi, quando tu hai coinvolto dei nomi di questo genere, significa che vuoi ambire alla Serie A non solo del rap, ma direi anche del pop italiano. Beh, c'è una bella competizione, no? In atto. E poi se pensiamo all'età che hanno tutti, Sì. Qui è una competizione juniores. siamo diciamo nella più matura delle ipotesi tra i 20 e i 30 anni. E quindi diciamo che più o meno questa è la sua fascia di età, e lui appunto in questo disco vuole fare il grande salto, quindi è partito diciamo dalle produzioni dipendenti degli esordi alle varie collaborazioni che sono poi sempre loro, diciamo, mi viene in mente Gué Pequeno, Marracash, che l'aveva messo nella sua etichetta qualche anno fa, e arrivano un po' tutti, diciamo, a un approdo più pop, aspirando ad entrare nelle radio, come già sta facendo, quindi Certo. penso che sarà il prossimo a ruota di quelli che già conosciamo. Quindi una numero uno che fa ben sperare sicuramente per il futuro. Come vedi, resiste Ligabue in attesa del suo mega tour negli stadi con Start. La febbre dei Queen che coinvolge tutte le età non tramonta, anzi è un continuo e continua quindi la storia di questo gruppo meraviglioso e glorioso. E negli album vedi che c'è anche Salmo da tante settimane, anche lui sta facendo dei concerti pazzeschi in giro per l'Italia col suo gruppo di veri musicisti. Ultimo, vedi, più o meno non è cambiata tanto la situazione, No. ma noterai nei singoli un cambiamento invece importante, perché ha perso la vetta dopo 6 settimane al numero uno, e quindi comunque è una cifra, una dimensione da record. Mahmood, che con Soldi comunque è terzo,
E qua ci sono un po' tutte le canzoni, tutti i pezzi che stanno andando adesso che si sentono in giro. Quindi la cricca dei portoricani che la fa da padrone, Daddy Yankee primo, Pedro Capò secondo, quindi tanta voglia di estate sarà anche il tempo che ci ha accompagnato fino a poche ore fa di un'estate anticipata sicuramente, quindi musica latina, i Bundabash che dopo il disco di platino continuano a rimanere lì belli saldi. E poi tu vedi al quinto posto, e lo troveremo molto presto anche negli album, Coez, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, quando proprio uscì questo singolo. E anche lui, devo dire che ho sentito qualcosina del disco nuovo e ambisce ad avere dei pezzi pop, dei tormentoni che presto arriveranno. Quindi, come vedi, la musica italiana e soprattutto le generazioni dai 20 ai 30, in questo caso avanzati i 30, però più o meno ci siamo, veramente stanno facendo la storia contemporanea. Vedo tanto Sanremo e vedo tanta nuova generazione. E adesso però passiamo all'appuntamento principale, quello che forma l'ossatura della puntata, no? Credo che tu abbia concluso già con la classifica. Esatto, concludiamo. Dimmi, no, no, vai, vai, concludi pure. Concludiamo perché adesso vi parlo di un numero uno, di un vero numero uno a livello mondiale, perché se in Italia appunto abbiamo parlato dei vari rapper, trapper, di Ligabue, adesso stiamo parlando del DJ e produttore più pagato al mondo. E questi sono dati ufficiali di Forbes, che è quella rivista che spesso e volentieri fa le pulci e conta, diciamo, i guadagni di tutti, dei politici, delle persone di cultura in generale. E lui, tra l'altro, è scozzese, è un artista che in realtà non è la prima volta che lo troviamo alla numero uno di questa lista, perché già tra il 2015 e il 2016 era saldamente al primo posto, dopo si è un po' riposato, perché non è che tu puoi guadagnare sempre continuamente, ha rallentato, diciamo. Per poi ritornare di nuovo in vetta. E tu mi chiederai, come mai proprio Calvin Harris, perché è di lui che stiamo parlando, come ha fatto, perché è diventato il DJ e il produttore più richiesto a livello mondiale? Avrà sicuramente degli artisti di primissimo prestigio, no? Lui ha una qualità che non è da tutti. Perché io spesso guardo e mi informo sui produttori che adesso la musica è fatta soprattutto da loro, si parla soprattutto di loro, i dischi vengono registrati, assemblati nei loro studi, magari l'artista ha l'idea di base, ha la canzone, magari, però ecco quello che fa soprattutto è la produzione. Ci sono quelli, e a me viene in mente qualche anno fa Timbaland, un po' meno di anni fa, Pharrell, ci sono quei produttori che diciamo impongono il loro suono all'artista. Quindi quando uno fa un disco con Pharrell, sai già che suonerà in un certo modo. Ma questo perché? Perché magari può, chi lo ascolta magari lo può ricondurre, è come una firma. È come una firma, oppure è, diciamo, un modo di lavorare, diciamo, l'artista e il produttore in qualche modo si scelgono, e quindi all'artista magari interessa fare questo tipo di esperienza, anche magari chi non c'entra niente con quel mondo lì ci prova, e quindi saltano fuori cose interessanti. E quindi ti ho fatto un nome di Pharrell, Timbaland un po' più inizio anni 2000, che faceva un po' tutto lui e imprimeva il suo suono a tutto quello che faceva, come in Italia c'è quell'elettropop che va adesso, come dicevo Charlie Charles, che i suoi dischi suonano abbastanza simili. Ecco, invece Calvin Harris è un caso piuttosto curioso, perché in realtà se io mi dovessi chiedere da solo qual è il suono di Calvin Harris, non c'è. Cioè, Calvin Harris è l'esatto contrario, riesce ad anticipare le tendenze o ad andarci dietro in modo, tra virgolette, furbo, e a fare soprattutto dei singoloni di successo che funzionano. E quindi così facendo, coinvolgendo, poco tempo fa aveva fatto il pezzo con Sam Smith,
mi viene in mente Katy Perry tra le varie artiste che ha avuto, mi viene in mente la sua ex fidanzata Ellie Goulding, che è un nome importante della pop, del pop dance, soprattutto britannico. La maggior parte degli artisti che hanno fatto il disco con Calvin Harris sono andati primi in classifica, e il motivo principale è quello: lui è un grande fabbricatore di hit, nonostante, come ti dicevo, lui non ha un suono che lo contraddistingue, è l'esatto contrario. Semmai, forse riesce a capire le caratteristiche dell'artista col quale lavora. È curioso perché alcuni non se lo spiegano. Beh, Il grande, è un Ed Sheeran, no? A livello produttore, produttivo. come quando uno dice, esatto, che genere fa Ed Sheeran? Boh, tutto Tutte, praticamente, le no? fa tutte, le so tutte e le Sì. faccio tutte. Beh, sai cos'è? È anche, credo che sia anche abbastanza difficile poterne beccare su diversi livelli e su diverse sfaccettature e poi farle diventare delle hit, perché dire io le faccio tutte, Ed Sheeran che faccia. Ha fatto dei capolavori che, se ti ricordi, nella scorsa stagione, se non erro, era sempre il primo in classifica, ma con più, addirittura c'è stato un plebiscito, ricordo, perché aveva fatto canzoni una diversa dall'altra, per genere musicale diverso, ma erano tutte sue. E tutte cavalcando i suoni del momento, e quindi lì c'è anche l'essere attenti, ed è una cosa che non è tanto scontata, perché fai presto a fare una roba che suona superata, Sì. e quindi è una qualità che non è da tutti. Io vedo artisti che sono stati incensati, non solo hanno avuto i premi musicali, ma hanno avuto grandi concerti e numeri uno in classifica. Con il tempo si cade nel dimenticatoio, o perlomeno i media, Spotify, cercano e vogliono spingere altri artisti. A te rimane, diciamo, il tuo pubblico, fai la tua onesta carriera, ma sparisci completamente dai media. Io ho il nome adesso, non so, Nelly Furtado è una che ha fatto dei numeri uno. Le ultime cose che ha fatto, nessuna radio le ha passate, per dire, visto che era legato al produttore Timbaland, no? Certo. E quindi è un mestiere quello di fare il fabbrica hit, che è innanzitutto pericoloso, perché se tu sbagli paghi, perché lì le aspettative sono Ah altissime, beh, sì. e quindi fai presto anche a creare quell'effetto del tipo però non è più quello di prima. E poi soprattutto quando tu arrivi da un percorso dance, perché Calvin Harris è uno che è nato a fare i DJ set e a andare nelle discoteche, nei posti famosi, magari anche come resident, e quindi già lì devi avere un tuo modo, una tua personalità. Non basta selezionare le canzoni, ma devi fare anche le tue versioni dei pezzi, essere innovativo nel tuo modo di essere. Quindi già passare da fare i DJ set e a fare i vocalist, a cantare, perché Calvin Harris è uno dei pochissimi in questo ambito che ha cantato anche le proprie canzoni. È molto rara Sì, questa caratteristica. molto rara, e quindi se le sente anche sue. No, io sto guardando i video che sta passando la regia adesso. Queste sono tre hit, una migliore dell'altra, perché ce le sentiamo, poi la gente balla. Fare una hit, hai detto te, è una cosa giusta, è difficilissimo. Anche spesso e volentieri, anzi, spesso e volentieri capita che ti diventa hit quando meno te l'aspetti, poi, no? No, poi ci sono degli effetti boomerang. Quanti artisti hanno un botto incredibile con una canzone e poi non riescono più a ripetere quella magia lì, e diventa una maledizione per loro, perché Beh, ritornare. gli anni 90 ne hanno decimato parecchi, se Tanti. ti ricordi. E sono due dimensioni che sono talmente diverse che come fai tu a ritornare a fare la musica per il tuo pubblico quando hai quella hit mondiale che la sanno tutti e sei schiavo di quella canzone? Ti No. piacerebbe fare cose diverse, ma o tu veramente hai il carattere come artista di avere il profilo basso, quindi fai le tue cose e non ti interessa e quindi vai avanti nonostante tutto. Oppure veramente ci sono delle carriere che si arrestano.
Oppure purtroppo noi sappiamo bene, perché qui stiamo parlando della dance, il ricordo e l'esempio che ti faccio purtroppo quello di Avicii, che è un ragazzo talentuosissimo con un successo incredibile che ha fatto una brutta fine. Perché quando tu fai una vita, fai 5 serate alla settimana, sei comunque venerato da tutti, quindi la bevuta, e sei sempre, sono le montagne russe. Bravo. Non puoi sempre stare lassù in alto, tu devi trovare un equilibrio di stare nella via di mezzo. Se tu vuoi stare tutta la settimana lassù in alto, prima o poi cadi, no? E quando cadi, cadi anche abbastanza rovinosamente. No, io chi ricordo parecchio è che comunque per altri versi non c'è più, è Robert Mines. Insomma, anche lui è stato un grande, Children ce lo ricordiamo tutto, rimane, credo che sia tra le canzoni più viste di YouTube, perché ha fatto veramente milioni. Però vedi, per altri aspetti, lui era uno che gestiva molto meglio se stesso. Sì, e poi aveva creato, anche se nell'ambito Italo Dance, ma che poi è diventato successo mondiale, quella Dream Music, quel suono che poi tanti hanno continuato, diciamo, sì, in quegli anni lì. E allora lo stesso Calvin Harris in un'intervista ha detto che a un certo punto della sua vita ha smesso di fare i DJ set, si è chiuso in studio e ha fatto solo produzioni, perché... proprio per quel motivo lì, cioè tu fai una vita sregolata, fai 5 serate la settimana e pensi che la vita, tra virgolette, normale sia quella, e però poi non riesci più a fare altro. E no, biologicamente, biologicamente ti distruggi, eh? Esatto. E quindi diciamo lui è riuscito a gestire bene quella fase di passaggio lì, quindi ha smesso di fare il DJ, il vocalist, ha smesso anche di cantare, si è dedicato alla produzione e grazie a quello ha avuto quelle 2 o 3 intuizioni che poi l'hanno fatto entrare nel giro grosso, e quindi adesso una hit dietro l'altra, perché è fuori il disco in realtà da quasi 2 anni, il suo ultimo album, però sta ancora traendo singoli. Non ho nominato, ma l'ho fatto nell'articolo, andatelo a leggere, la sua ultima collaborazione vincente con Rag & Bone Man, e lui è un cantautore britannico molto blues, molto oscuro se vuoi, diciamo diametralmente opposto al suo spirito molto danzereccio. E questa commistione è stata vincente, perché anche questo singolo comunque ha spaccato le classifiche, quindi ci hanno visto giusto. Quindi giustamente oggi abbiamo fatto un quadro e abbiamo raccontato Calvin Harris, ma abbiamo raccontato un po' l'ambito dance degli ultimi tempi. Ecco, abbiamo concluso la puntata come sempre ricca di spunti musicali e di informazioni che ci dai tutte le volte, ti ringraziamo per questo. Ricorda dove ti possono ascoltare, frequenze, orari, appuntamenti. Esatto, allora vi aspettiamo. Intanto Radio Budro la trovate su radiobudro.it, sulla nostra app, scaricabile da tutti gli store possibili. Se venite a Bologna, la nostra frequenza in FM è 105,85. E per quanto mi riguarda, l'appuntamento che vi ricordo, quello del sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, io Fabio Alberti e Alessandro D'Andrea, noi di sabato. Mentre noi di Emergency con Savio Russo e Marco Bellina vi aspettiamo tutte le domeniche a partire dalle 18 fino alle 19.30 con nuovi artisti di produzione PMS. E con tanta buona musica e niente, che dire altro, buon proseguimento a tutti quanti i nostri appuntamenti. Esatto, grazie a tutti e naturalmente al prossimo appuntamento con Titolo TV.